Capitolo 5 di Le avventure d'Alice nel Paese delle Meraviglie. Questa è una registrazione in LibriVox. Tutte le registrazioni in LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiore informazione o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Fabiola. Le avventure d'Alice nel Paese delle Meraviglie di Louis Carroll. Traduzione di Teodorico Pietrocola. Consigli di un bruco. Il bruco ed Alice si guardarono in faccia per qualche istante senza far motto. Finalmente, il bruco staccò la pipa di bocca e le parlò con voce languida e sonnacchiosa. «Chi siete voi?» disse il bruco. Questa domanda non invitava troppo a una conversazione. Alice rispose con un po' di timidezza. «Davvero io? Io non saprei dirlo ora. So almeno chi ero quando mi levai questa mattina». Ma da allora in poi temo essere stata scambiata più volte. «Che cosa mi andate contando?» disse il bruco con voce austera. «Spiegatevi meglio!» «Temo non poter spiegarmi», disse Alice, «perché non sono più me stessa, come ella vede». «Io non vedo», rispose il bruco. «Temo che non mi sarà dato di spiegarmi più chiaramente», soggiunse Alice con modo assai gentile. «Perché io non so capirla, neppure io, dopo essere stata mutata di statura tante volte in un giorno. Ciò confonde davvero». «Non è vero», disse il bruco. «Bene, forse non se n'è ancora accorto», disse Alice, «ma quando ella sarà mutata in crisalide, e ciò le accadrà un giorno, e poi diventerà farfalla, ciò le sembrerà un po' strano, non è vero?» «Niente affatto», rispose il bruco. «Forse i suoi sentimenti saranno diversi da miei», replicò Alice, «ma quanto a me, mi parrebbe molto strano». «A voi», disse il bruco con disprezzo, «chi siete voi?» E ciò li ricondusse da capo al principio della conversazione. Alice si sentiva irritata alquanto, veggendo che il bruco le rispondeva secco secco, e si impettorì come una matrona romana, e dissegli gravemente, «perché non comincia lei a dirmi chi è?» «Perché?» disse il bruco. Era quella una domanda imbarazzante, e perché Alice non sapeva trovare una buona ragione, e il bruco pareva di cattivo umore, si voltò per andarsene. «Venite qui», la richiamò il bruco, «ho alcunché di importante a dirvi». Quelle parole promettevano qualche cosa, ed Alice ritornò indietro. «Non andate in collera», disse il bruco. «E questo è tutto?» rispose Alice, inghiottendo il suo dispetto. «No», disse il bruco. Alice pensò che poteva aspettare, perché non aveva altro di meglio a fare, e perché forse il bruco avrebbe potuto comunicarle alcunché di importante. Per qualche istante il bruco pipò senza dir nulla. Finalmente spiegò le braccia, staccò la pipa di bocca e disse: «E così voi credete di essere stata tramutata?» «Signor mio, ho paura di sì», rispose Alice. «Non posso più rammentarmi bene le cose come una volta, e non posso conservare per 10 minuti la stessa statura». «Quali cose non potete rammentare?» domandò il bruco. «Ecco, cercai una volta di ripetere Rondinella Pellegrina e mi uscì dal labbra tutto diverso», soggiunse Alice assai mestamente. «Ripetetemi Guglielmo, tu sei vecchio», disse il bruco. Alice incrociò le mani sul petto e cominciò. «Guglielmo, tu sei vecchio», gli disse il giovanetto. «Son bianchi i tuoi capelli e meriti rispetto. Eppur col capo in terra ti vego camminare, ma credi che convenga a un vecchio un tal andare?» «Quando ero giovanetto», rispose il vecchierello, «credea che questo giuoco sbalzasse il mio cervello, ma ormai che son persuaso che in zucca non ho nulla, col capo in giù me vado quando il cervello mi frulla». «Guglielmo, tu sei vecchio», soggiunse il suo figliuolo, «sei grosso e grasso e tondo, che sembri un cedriuolo, eppur fai salti a ruota. O dimmi a quale scuola si insegna a sfondar l'uscio con una capriola?» Rispose il buon vecchino: «Nella mia giovinezza studiai di conservare al corpo la sveltezza, virtù di questo unguento, un franco per vasetto. Ne vuoi comprare un paio, garbato giovanetto?» «Guglielmo, tu sei vecchio, e fiacca hai le mascelle, ed ingollar potresti brodose minestrelle, ed hai mangiato un'oca con l'ossa e il becco intero? O babbo, come hai fatto? O spiegami il mistero!» «Un dì studiai le leggi», il babbo allor gli disse, «ed ebbi con mia moglie sempre querele e risse. Ciò detta alle ganasce, tal forza muscolare, ch'ormai potrei con l'oca la moglie divorare».
«Guglielmo, tu sei vecchio», riprese il giovanetto. «La vista non ti regge, e sai, ti fa difetto. E porti in equilibrio sul naso quell'anguilla. Ho qui la tua destrezza, davver si mostra e brilla». Risposi a 3 domande, e ormai ti può bastare. Non rompermi le scatole, non voglio più parlare. O credi che mi piacciano le sciocche tue questioni? Via, smetti o per la scala ti mando ruzzoloni. «Non l'avete recitata bene», disse il bruco. «Temo di no», rispose timidamente Alice. «Certo, alcune parole sono scambiate». «Male, dal principio alla fine», disse il bruco con accento risoluto. È successo un silenzio per qualche minuto. Il bruco fu il primo a parlare. «Di che statura vorreste essere?» domandò. «Oh, non vado tanto per il sottile in quanto alla statura», rispose in fretta Alice. «Soltanto non mi piace di mutar tanto spesso, sa?» «Non so niente», disse il bruco. Alice non fiatò. Giammai la poverina era stata tante volte contraddetta e stava lì per scoppiare. «Siete contenta ora?» domandò il bruco. «No, davvero? Vorrei essere un pocolino più grande, se non le dispiacesse», rispose Alice. «Si figuri, ho una ben meschina statura, appena 3 pollici». «Le ho una buona statura, cotesta», disse il bruco con voce dispettosa, rizzandosi come un fuso mentre parlava. Egli era alto 3 pollici per l'appuntino. «Ma io non ci sono abituata», soggiunse Alice con voce carezzevole e mesta. E poi pensò fra sé: «Vorrei che coteste creaturine non s'offendessero così per nulla». «Vi abituerete col tempo», disse il bruco, e rimettendosi la pipa in bocca ricominciò a pipare. Questa volta Alice aspettò pazientemente che egli stesso riappiccicasse il discorso. Passati 2 o 3 minuti, il bruco levò la pipa di bocca, sbadigliò un poco e si scosse tutto. Poi discese dal fungo e andò strisciando nell'erba, dicendo soltanto queste parole: «Un lato vi farà crescere di più, e l'altro vi farà diminuire». «Un lato di che cosa? L'altro lato di che cosa?» pensò Alice fra sé. «Del fungo», disse il bruco, come se Alice l'avesse interrogato ad alta voce, e subito disparve. Alice rimase pensierosa, riguardando al fungo e cercando di scoprire quali fossero i 2 lati di esso. E perché era tondo come l'ho di Giotto, non sapeva trovarli. Ciò non di meno allungò quanto poté le braccia per circondare il fungo e ne ruppe 2 pezzettini all'orlo con ciascuna delle sue mani. «Ed ora, quale l'uno e quale l'altro?» disse fra sé e si mise a morsecchiare il pezzettino che aveva alla destra, così per provarne l'effetto. Quando si sentì in un attimo un colpo violento sotto il mento, aveva battuto sul piede. Quel mutamento subitaneo la spaventò moltissimo, ma non c'era tempo a perdere, perché spariva rapidamente. Così si mise subito a morsecchiare l'altro pezzettino. Il suo mento era talmente stretto al piede che a malapena potette aprire la bocca. Finalmente riuscì a inghiottire un bocconcello del pezzettino della mano sinistra. «Ah, respiro finalmente, la mia testa è libera!» esclamò Alice con gioia. Ma tosto la sua allegrezza si mutò in terrore, quando si accorse che non poteva più trovare le spalle. Guardando in giù, non poteva vedere che un collo lungo, lungo che si elevava come uno stelo di mezzo a un campo di foglie verdeggianti che stavano lungi, sotto a lei. «Che cos'è mai quel campo verde?» disse Alice. «E dove sono andate le mie spalle? Oh, tapina me! Come va che non vi veggo più, oh mie povere mani?» E andava muovendole mentre parlava, ma non sembrava che ne seguisse altro che un piccolo movimento fra le verdi foglie in lontananza. Non sembrando possibile di portare le mani al capo, cercò di piegare il capo verso le mani e fu contenta di vedere che il suo collo poteva piegarsi e dirigersi dovunque, come un serpente. Era riuscita a curvarlo in giù, in forma di un grazioso zigzag, e stava lì per tuffarsi fra le foglie, quando si accorse che erano le cime degli alberi sotto i quali si era smarrita. E sentì un gemito acuto, per cui si ritrovò indietro in fretta. Un grosso colombo era volato verso di lei e le sbatteva le ali contro la faccia in modo furioso. «Serpente!» gridò il colombo. «Non sono un serpente io!» disse Alice adirata. «Va via!» «Serpente, dico!» ripeté il colombo, ma con voce più dimessa, e soggiunse singhiozzando. «Ho cercato tutti i rimedi, ma nulla mi ha giovato!» «Io non so di che cosa mai tu parli!» disse Alice. «Ho provato le radici degli alberi, ho provato i poggetti, ho provato le siepi», continuò il colombo senza badare a lei. «Ma i serpenti! Oh, non c'è modo di contentarli!» Alice era sempre più meravigliata e confusa, ma pensò che era inutile parlare, sino a che il colombo avesse finito. «Come che fosse poca pena covar le uova», disse il colombo. «Mi ho bisogno vegliare a causa dei serpenti, e giorno e notte,
Sono 3 settimane che non ho chiuso un occhio. Mi dispiace di vederti così angosciato, disse Alice, la quale cominciava a capire il colombo. E giusto quando avevo scelto l'albero più elevato della foresta, continuò il colombo con un grido disperato, e mi credea liberato finalmente da loro, ecco che mi piovono giù dal cielo. Ih, serpentaccio! Ma io non sono un serpente, ripeto, rispose Alice. Io sono una... Bene, chi sei tu? Disse il colombo. Vedo bene che tu cerchi di reagire per ingannarmi. Io sono una ragazzina, rispose Alice, ma quasi dubitando di se stessa, poiché si rammentava l'innumerevole serie di trasformazioni che aveva passato in quel giorno. Bella storiella, disse il colombo con voce di profondo disprezzo. Ho veduto molte ragazzine in vita mia, ma ognuna con un collo simile. No, no, tu sei un serpente e non serve negarlo. Scommetto che mi dirai che non hai mai gustato un uovo. Ma sì che ho gustato delle uova, soggiunse Alice, la quale era una bambina assai veridica. Sai pure che le ragazzine mangiano quanto i serpenti. Non ci credo, disse il colombo, ma seppure così, esse sono una razza di serpenti. Ecco quello che potrei dire. Questa idea era così nuova per Alice che restò muta qualche minuto. Il colombo ne approfittò per soggiungere. Tu vai occhiando le uova, lo comprendo. Oh, che importa a me che tu sia una fanciulla o un serpente? Ma importa moltissimo a me, rispose subito Alice. Pure ora non vado cercando uova. E quando anche ne cercassi non vorrei delle tue. Crude non mi piacciono. Via dunque da me, disse brontolando il colombo e si accovacciò nel nido. Alice s'appiattò il meglio che poteva fra gli alberi, perché il suo collo si intralciava fra i rami e spesso doveva fermarsi per sbrogliarsene. Dopo qualche istante si rammentò che aveva tuttavia nelle mani 2 pezzettine di fungo e si mise all'opera con molta vedutezza, morsecchiando or l'uno or l'altro. E così ora cresceva ed ora diminuiva, sicché riuscì a riavere la sua statura naturale. Era tanto tempo che non aveva più avuto la sua statura naturale, che da prima le parve strano, ma vi si abituò in pochi minuti e ricominciò a parlare fra sé secondo il solito. Ecco, sono a metà del mio piano. Sono pure strane tutte queste trasformazioni. Non sono mai certa di che diventerò da un minuto all'altro. Ad ogni modo sono tornata alla mia giusta statura. Ora bisognerebbe pensare al modo di penetrare nell'ameno giardino. Come potrò farlo? Pagherei saperlo. E così dicendo, giunse senza vedersene a una piazza, che aveva nel mezzo una casettina alta 4 piedi circa. Chiunque sia che vi abiti, pensò Alice, non converrebbe mai con questa mia statura andare a visitarli così all'improvviso, fare loro una paura terribile. E ricominciò a morsecchiare il pezzettino che aveva alla man destra, e non osò di avvicinarsi alla casa, se non quando si rimpicciolì tanto che aveva 9 pollici di altezza. Fine del capitolo 5. Consigli di un bruco.